Ma ragazzi, che abbiamo ritrovati nel mio canale, oggi sono qua. Signori miei, finalmente siamo in MotoGP. Siamo in MotoGP, raga. Siamo in MotoGP. Però come vedete qua c'è stato un piccolo problema. Cosa è successo? Io non so se ve l'ho messo nel montaggio dell'ultimo video, perché ancora devo editarlo, ma nello scorso video, alla fine del Moto2, non ho selezionato il team MotoGP e quindi mi hanno fatto ripartire praticamente dalla Moto2. Fortunatamente a Catalunya, siamo praticamente a Catalunya, e dovrebbe essere Catalunya, sì, mi hanno offerto appunto un contratto per passare in MotoGP. E ora come ora, ragazzi, questa è la mia moto. Questa qua è la mia moto, l'abbiamo comprata due episodi fa, o l'episodio scorso, non mi ricordo. Sono molto carico, signori, ancora devo iniziare a fare tutto. Ho voluto iniziare da qua, raga, perché voglio farvi vedere la... Madonna santa, come si chiama? Avevo cambiato... praticamente la difficoltà IA da facile a... da difficile a facile. E ho messo solo la gara in modo tale da fare le cose più velocemente per arrivare praticamente alla proposta. Adesso però c'è un grandissimo problema. O faccio tutto il campionato fino alla fine per poi ripartirlo e rifarlo, oppure farlo da solo. Però in questo caso qua potenzierei la moto. Allora, mi piacerebbe davvero tantissimo arrivare a dei compromessi. Allora, io adesso vi faccio questa proposta qua. Io finisco da solo il campionato, perché tanto non lo vincerò mai, perché comunque non sono ancora classificato. L'obiettivo della gara è 13ª posizione. Io faccio tutto il campionato. Poi dopo, quando lo finisco, lo rifaccio con voi, però metto la difficoltà reale degli avversari, e magari sarebbe anche giunta l'ora di togliere l'aiuto in curva. Signori, fatemelo sapere con un bel commento, mi piace, però tanto è abbastanza inutile, visto che comunque sia, quando uscirà questo video io avrò già preso la mia decisione. Però ragazzi, il canale è mio, come sempre ho detto, io sono io che gestisco i video. Se non vi piace, errore mio, davvero. Porca puttana, ragazzi, che sfiga che piove. Allora vediamo come sarà l'approccio con la moto, con la MotoGP. Questa è la mia moto, raga, guardate che figo che è. Abbiamo fatto ovviamente il primo T1 e andiamo a potenziare un pochino il motore di più rispetto agli altri. Allora, sì. E poi andiamo sui freni. Cos'è questo? Ah, c'è anche il motore. Cazzo, non c'era negli altri. Motore e telaio andiamo a potenziare per adesso. Quindi c'è molto di più da potenziare. Perfetto. Ora scendiamo in pista e facciamo il nostro tempo e vediamo quanta puzza diamo agli avversari. Sentite che bel rumore. Guardate che figo che sono, raga. Porca puttana. Oddio, mamma, se va forte. Cos'è sta roba, raga? Lo sto facendo apposta, eh. Oh. Che brutto approccio, la penalità ha mandato addirittura. La Dio, ma ancora il giro di prova. Ma come fai a dare la penalità, scusami, eh? Torna ai box, va là. Facciamo andare gli altri intanto per un po', dai, così vediamo i loro tempi. Cazzo, 13 minuti, sei fuori? Allora, torna subito in pista, vai. Ah, perché ci sono le qualifiche 1 e le qualifiche 2. Ho capito, raga. Non è facile. Questa ve la faccio, poi il resto faccio io, tutto il campionato, e poi lo andremo a giocare insieme, raga. Sarà anche più bello da vedere, secondo me, raga, perché comunque io mi sa che la MotoGP è tutto un altro campionato rispetto ai primi due, eh. C'è molta più differenza tra Moto2 e MotoGP che fra Moto2 e Moto3, eh. Cioè, raga, io ho paura a fare le curve. Cioè, guarda come le fa. C'è la moto che fa schifo adesso, eh. Occhio, madonna santissima. Come primo approccio non ci siamo, raga. Purtroppo mi devo allenare tantissimo. Non posso portarvi un campionato inutile, cioè non ci sarebbe divertimento. Non penso di riuscire a vincere il campionato partendo da questa posizione qua. E soprattutto questa moto qua. Cioè, veramente complicato, raga. Vediamo il mio tempo, anche se non sono sicuro, raga, di stare da qua. Vai, vediamo. Cazzo, 1,50 il record! Raga, sono primo! Grande! Oh, però! Ah, però sono quelli che vanno più lenti. Ecco perché. Dicevo. Figurati se c'è Vale. Raga, qua avremo Vale e Vale non si tocca, eh. Cioè, se è primo al mondiale non dobbiamo... cioè, dobbiamo far fuori Marquez e Lorenzo, per forza. Ok, adesso c'è la verità, raga. Vediamo io quanto vado rispetto a Marquez, Lorenzo e Rossi. Cazzo, raga, ma ho dato 2,07 secondi a Marquez? Beh, che comunque c'ho la Yamaha, quindi non è che abbiamo l'ultima gara, l'ultima macchina, l'ultima moto arrivata. Oh, cazzo. 2,08 secondi sono tanti, Rossi è quinto, Marquez, Lorenzo, Pedrosa, Rossi è dovizioso. Mamma mia, raga, adesso ne parte la competizione spietata, eh.
Via! Partiti, ragazzi! Oh, che cosa succede? Cosa succede? Oh, che cosa succede? Oh mio Dio! Cazzo, sono partito troppo in sgommata, raga! Devo recuperarli tutti, raga. Non mi toccate rossi, è merda, eh. Ok, 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 ci sei, con calma, con calma. Oh, cazzo, l'ho preso troppo larga. Petrucci, levate dal cazzo, fai a modo. Oh, madonna, che sgommata. Oh, cazzo, madonna santa. Mamma mia, raga, ho tagliato troppo la strada. Che voglio rifarlo da qua. Oh, cioè, va bene così. Guarda, guarda, guarda Lorenzo che c'ha le corna. Dandogli due. Raga, ma la difficoltà è difficile, vero? Sembra così strano 3 secondi. Ma che ripeto, la moto l'ho comprata, non è che sono entrato in un team scarso, quindi forse per quello. Ok, concentrato. Io stacco più i tardi d'ora, per quello forse. Forse anche sta quello qua che ho per un sacco. Ok, vediamo se nei rettilini mi tengo testa. Beh, è un'altra storia questa rispetto alle prestazioni delle moto che non vanno bene. Mamma mia, che staccata, raga. Porca troia, che staccata che ho fatto. Beh, come prima gara in MotoGP, non mi sto comportando male, raga, anche se adesso dovessi fare i peggiori errori della storia. Bello! Ora via che si va verso... La prima vittoria, raga. Mamma mia, santa madonna madre di Dios. Sono stato 30 secondi zitto, raga, perché ero veramente immerso nella gara. Ma come si fanno piano qua, raga? Ok. Ok, raga, secondo giro su 3. Mamma mia, che distacco che gli ho già dato. Mamma mia. Che debutto in MotoGP per Gabo di Square, signori. Oh mio Dio, che curva. È uscito un po' male, però. 2 secondi e 3. Vai Gabbo che la tieni. Oh my god. All right. Anche questa l'abbiamo fatta bene, raga. Perché poi a me sembra di andare piano, no? Ma alla fine non vado piano, anzi. Perché piove, per quello.
Vai Gabby Squared. Mamma mia. Ah, nello prossimo campionato toglierò anche i replay ovviamente. Adesso vedo se lasciarne due, perché adesso mi allenerò un po', raga. Finendo questo campionato mi allenerò. Ovviamente vi metterò come è andato a finire questo qui. Insomma, diciamo che Rossi, Marquez e Lorenzo sono rimasti un po' male di questo nuovo debutto, di questo nuovo italiano che va a vincere il Gran Premio di Catalunya con un distacco incredibile. Gaiba, mamma mia, che debutto signori, che debutto. Pole e prima posizione. Gaiba taglia la testa a tutti. Rossi sesto, ho dato 6 secondi raga. Marco 2. Oh, cioè sono tredicesimo, ho 116 punti da Rossi. Guarda che partenza di merda che ho fatto. sì, bonus danni leggeri, bonus difficoltà difficile. E vabbè, carriera, quindi sì, era difficile ovviamente con fisica tutta pro, ovviamente. Signori, grazie mille a tutti per il supporto, ci vediamo prossimo campionato, però direi fra questi pochi giorni, o domani anche addirittura. Quindi a Gabby Squared è tutto, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi. Bella raga.